Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. Yes, le parole di Marley arrivano dirette proprio al cuore dell'Africa, al cuore del mondo, al cuore di ogni singolo essere umano. E questo brano, Zimbabwe, uno dei, appunto, dei brani di Survival, addirittura il numero 2, Marley apre con So Much Trouble in the World, quindi ci dice dall'inizio proprio di questo disco che le cose non vanno così come dovrebbero andare, Le cose sono problematiche, è proprio l'incipit di questo brano. Ricordiamoci che ogni canzone di Marley non è soltanto un brano artistico, non è solo una canzone. Le canzoni di Marley rappresentano riflessioni, rappresentano ragionamenti, rappresentano ciò che sta accadendo, Proprio ritraggono what I want. Cosa succede proprio nel mondo. Marley, così come la Giamaica, sono una finestra sul mondo. Noi osserviamo ciò che accade in Marley, capiamo ciò che accade nel mondo. Osserviamo ciò che accade in Giamaica, capiamo ciò che accade nel mondo, che accadrà forse nel mondo. E questo album Survival è senza filtri, totalmente senza filtri. Ce lo dice già la copertina, Ma ce lo dice anche proprio la tracklist. E il numero 2 troviamo Zimbabwe. Zimbabwe è una canzone scritta non a caso in Africa, nella terra d'Etiopia, nella località di Shashamani, dove Marley sarà recato per questo viaggio di pochi giorni, purtroppo, nella Zion Land, una terra sacra per Rastafari, ovvero l'Etiopia. E durante questa brevissima permanenza di poco più di una settimana andò a Shashamani, dove incontrò proprio i pionieri della Rastafari, ovvero i suoi vecchi Brethren, le vecchie Sistrin, che dalla Giamaica erano partite per rimpatriare, per tornare nella madre terra. E qui incontra Donald Leach, Jeff Flip, Russ Flippin, ovvero questo fratello molto 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 caro a Marley, e gli fa una sorpresa. Parlavamo di sorprese poco fa, e la stessa sorpresa sarà quella che farà Bob, facendosi trovare seduto sul letto in casa di Flip, e quando torna a casa e lo vede, dice: ma che cosa ci fai qua? E lui dice: era arrivato il momento di tornare a trovare i vecchi amici. Stanno insieme per qualche giorno e compongono questa canzone Zimbabwe, e fu anche una delle tante predizioni proprio di Marley, piccole profezie. Proprio perché mentre cantavano, Marley disse: vedrai che quando questa canzone verrà pubblicata, lo Zimbabwe sarà libero. E come si fa ad arrivare alla liberazione? Marley ce lo dice. In questa canzone Marley ci dà proprio la ricetta. Ci dice: arms in arms with arms. Cioè, dobbiamo metterci braccia nelle braccia, mani nelle mani, dobbiamo combattere insieme. We will fight this little struggle. Because that's the only way we can overcome our little trouble. Quindi se noi non combattiamo, non superiamo il nostro problema, non risolviamo il problema. Marley è pratico, allo stesso tempo, così come tutti quanti i grandi pensatori, Marley è anche spirituale. Non è una teoria soltanto, è una teoria applicata proprio alla vita reale quotidiana. Cioè Marley dice: alzati e combatti per il tuo problema, unisciti agli amici, alla famiglia, ai fratelli, ma trovate insieme la soluzione. Questo album, Survival, è proprio questo. È come se Marley ci avesse condotto proprio a questa ricetta. E la ricetta è combattere. La ricetta è proprio abbattere il Babylon System, che tra l'altro è la traccia numero 4 di questo LP, abbattere il Babylon System con le azioni, con la realtà, con la pratica. Quindi la ricetta è chiara. E queste regole, queste ricette, questi consigli sono proprio l'anima di Marley, e non è che se le inventate lui queste cose, sono i principi del movimento Rastafari, è la via di vita Rastafari, in cui non stai lì a piangerti addosso, ma cerchi proprio di trovare la motivazione dentro di te. La motivazione è ciò che smuoverà tutto quanto. La motivazione sarà proprio quella fiamma che continuerà ad ardere, continuerà a bruciare, e finché quella fiamma vivrà, tu riuscirai ad andare avanti. E questo è ciò che la gente fa anche dopo Marley,
anni, dopo che Marley ha lasciato questa dimensione fisica, e la gente continua a promuovere reggae music, continua a combattere per i diritti, per la giustizia, e lo fa anche in nome di Marley, lo fa seguendo anche quella ricetta, tra virgolette, che Marley ci lascia, ovvero unità, perché l'unità è la forza, l'unità è la possibilità di apparire compatti davanti a questo Babylon System che invece ci vuole succhiare il sangue e vuole semplicemente ridurci ad una nullità. Quindi Babylon System non è soltanto, come molti dicono, la polizia o i politici corrotti o le persone che fanno il male. Babylon System è proprio un sistema, ovvero è proprio un meccanismo negativo. Babylon System non è soltanto il giudice corrotto. Babylon System è tutto il meccanismo che si oppone al bene, e questo lo troviamo in qualsiasi aspetto anche delle nostre vite, non soltanto nella politica, nella società, ma a volte anche proprio dentro di noi. Ed è così che Marley, attraverso questo survival, ci ricorda proprio che dobbiamo combattere, dobbiamo essere uniti e dobbiamo essere indipendenti. Non a caso le bandierine proprio delle nazioni africane sono un ricordo proprio di tutto quanto lo struggle, di tutto quanto la lotta e tutto quanto l'impegno che dobbiamo mettere per la libertà. Mr. Joint, round the tune.